Allora, grazie, grazie dell'invito, grazie di essere qui. Io cercherò adesso di entrare in questo discorso su incarnazione e libertà, che insomma sappiamo tutti è un discorso difficile e complesso, quindi cercherò di farlo nel modo più semplice e soprattutto più vicino alla nostra esperienza. Perché come voi sapete, quando le parole non hanno un corrispettivo nell'esperienza, o le dimentichiamo, oppure le rovesciamo, ne manchiamo il significato. Allora mi pare importante seguire un po' il filo di quello che può anche essere la nostra esperienza. Il primo passo che vorrei fare, diciamo il primo elemento che vorrei sottolineare, è il valore antropologico, cioè di rivelazione dell'identità umana, che è tipico della scrittura evangelica. Ecco, per tanto tempo siamo rimasti prigionieri, forse ancora lo siamo, della distinzione tra credenti e non credenti, tra quelli che si ispirano alla religione, quelli che la rifiutano. Ecco, questo ci ha impedito da un lato di vedere che in fondo il Dio immaginato dalla religione e il Dio immaginato dall'ateismo sono lo stesso. Grosso modo nell'immaginario più diffuso, che è stato anche il nostro, ce l'hanno trasmesso al catechismo da piccoli. Dio è un mago onnipotente, è l'architetto del mondo che ha costruito le cose tutte in quel modo preciso, con le sue regole, e poi è un giudice che premia i buoni e punisce i cattivi. Grosso modo, quando l'uomo si immagina Dio, se lo immagina così. Poi se lo accetta dice che è religioso, se lo rifiuta dice che è ateo, ma grosso modo è la stessa idea. Tanto che anche per chi fosse ateo, se tu gli dici guarda forse Dio è un po' diverso da questo, se la prende perché lui ha orientato il suo rifiuto su quel Dio lì, cioè sullo stesso del catechismo. Allora la scrittura evangelica non conferma questa immagine di Dio, ci rivela, anzi direi ci spiazza, perché rivela tutto un altro modo del rapporto tra l'essere umano e Dio, dove possiamo farci anche un'altra idea. E forse i primi che si sorprendono della scrittura sono i cristiani, che sono abituati a un certo Dio, si ricordano dei frammenti del Vangelo, poi soprattutto i pronunciamenti ufficiali, le abitudini un po' della tradizione della Chiesa, ma quando tu apri il Vangelo, se lo fai in modo onesto, quello ti spiazza, perché ti riporta appunto a una visione, a una prospettiva che è proprio nuova, che è proprio diversa. La seconda cosa che andrebbe ripensata è che i Vangeli non tanto chiedono un'adesione religiosa, quanto sono come uno specchio che rivela all'essere umano che cos'è veramente questa nostra umanità. Da questo punto di vista credo che i Vangeli, come del resto altre scritture, non solo i Vangeli, però i Vangeli abbiano in custodia una sapienza antropologica che è bene in qualche modo ascoltare, con cui è bene specchiarsi. E se avete un po' di esperienza, avete mai fatto un tentativo di lettura dei Vangeli, sapete che non siamo noi che leggiamo il Vangelo, ma innanzitutto è il Vangelo che legge noi. Se arriviamo noi con la pretesa di leggerlo, di capire cosa dice, puntualmente lo strumentalizziamo. Voi sapete che si sono fatte guerre, inquisizioni, crociate col Vangelo in mano? Quando siamo andati a, come noi diciamo, a scoprire l'America, in realtà l'abbiamo conquistata. Abbiamo fatto un genocidio in poco tempo, in quell'epoca, dal 1492, siamo andati col Vangelo in mano, la spada da una parte e il Vangelo dall'altra. Allora, quello succede quando ci vogliamo appropriare di quel testo e gli vogliamo far dire quello che sta nella nostra pretesa. Allora, un atteggiamento più onesto è quello proprio di esporsi a quella parola in modo tale che ci rispecchia dove siamo, cioè si può dire ci legge. Prima di poter essere noi che la leggiamo, è quella parola che legge noi. Dice guarda a che punto sei della tua umanità, guarda a che punto sei del tuo cammino di vita.
Ecco, allora, se è questo, mi pare importante assumere il riferimento al Vangelo non dando per scontato che siamo credenti oppure che siamo non credenti. A me basterebbe questa parola sobria, questa parola un po' accessibile a tutti, quella curiosità di scoprire qual è il rispecchiamento della nostra identità umana che il Vangelo ci restituisce. Cioè anche lui ci parla della nostra esperienza più che di una costruzione religiosa. Altrimenti, fatalmente, questo Vangelo diventa il tassello di un sistema di potere, che è un po' quello che è successo nel nostro cristianesimo in Europa, in Occidente. Si potrebbe dire, lo dico molto schematicamente, molto a grandi linee, la civiltà occidentale, con i suoi meriti, ci ha avuto Mozart, ci ha avuto le cattedrali, ci ha avuto Platone, per carità, ci ha avuto l'illuminismo, i suoi meriti, nessuno vuole calunniarla, però è una tradizione che per antica abitudine ha fondato la società, ha fondato la storia, ha fondato la vita sul potere. Cioè noi non siamo abituati a fondare la convivenza sulla giustizia, su quella giustizia che va alla dignità delle persone. Notate, non è tanto secondo il calcolo dei meriti e delle colpe. Quando diciamo giustizia, intendiamo la giustizia retributiva. Tanto hai fatto, tanto ti prendi. Senza fare caso che quella retribuzione è tipica della vendetta, non della giustizia. È nella vendetta che noi diciamo tanto hai fatto, tanto ti prendi. La giustizia autentica, il Vangelo al capitolo 5 di Matteo, versetto 20, dice è quella giustizia più grande, giustizia maggiore dei nostri calcoli, che va a guardare la dignità, la sofferenza, l'umanità delle persone. Quindi assomiglia molto di più alla medicina che ai tribunali. Cioè una giustizia che guarisce le situazioni, non una giustizia che colpisce. La nostra, quando va bene, tra virgolette, colpisce il criminale. Tanto che se dico giustizia, voi pensate alla giustizia penale, i tribunali, il carcere, gli avvocati. Ormai sembra che la giustizia sia solo quella, che nell'economia, nella politica, nella vita quotidiana sembra che la giustizia non sia importante, no? Intendiamo giustizia penale. Invece nella scrittura evangelica la giustizia vera è quella che risana, guarisce le persone, le situazioni. Allora, se è questo, se ha questo significato, confrontarsi con questa parola ci permette di recuperare proprio il senso di noi stessi. Capite? In un certo senso non è la prima cosa credere o non credere in Dio, ma è capire chi siamo, capire qual è il nostro cammino. Prima di dividerci in credenti e non credenti, proviamo a riflettere, ma qual è il nostro percorso nella vita? Ecco, questa è un po' l'impostazione del Vangelo. E allora, se io ascolto questo testo, parole come incarnazione, parole come libertà, quale significato, no, mostrano rispetto poi a quello che noi possiamo sperimentare? E qui direi innanzitutto che l'incarnazione nel Vangelo, notate, non tanto nel modo in cui l'abbiamo interpretato storicamente. Questo sarebbe un discorso lungo, dovremmo smontare tutte le interpretazioni, le incrostazioni che si sono addensate, che hanno fatto schermo rispetto al messaggio del Vangelo. Vi faccio qualche esempio, no? Nel Vangelo non c'è il peccato originale, cioè l'idea che noi appena nati già siamo il male. Se voi andate in un reparto di ostetricia dell'ospedale, vedete tutti peccatori incalliti, tutti in fila, manconati. Cioè, è chiaro che non è plausibile per la vita, no? L'idea che noi siamo già male prima ancora di nascere, che è un peccato ereditario. Notate, questa teoria ci farebbe massimamente colpevoli, cioè neppure siamo nati già siamo peccatori, e massimamente irresponsabili, perché se il mio peccato è iniziale, ereditario, e poi faccio il male, è ovvio che faccio quello che la mia natura mi detta. Capite? È proprio una teoria incongruente con la vita, che ci toglie la responsabilità del bene e del male e dice che siamo programmati per il male. Quindi è sbagliata, no? Non è evangelica. Un'altra illusione ottica sui Vangeli, che ci sia l'aiuto ai poveri o l'aiuto all'altro.
Nei Vangeli non c'è l'altro, perché quello che noi chiamiamo altro è chiamato mio fratello, mia sorella. Se io dico altro, anche con le migliori intenzioni, sto dicendo un estraneo. E dall'estraneo al nemico il passo è breve. Se io invece dico mio fratello, mia sorella, dove quel mio non è un possessivo, ma dice la responsabilità, allora mi ricordo che quello che chiamavo l'altro è un fratello, cioè una persona preziosa, con un legame indistruttibile con me. Capite? È proprio un'altra prospettiva. Non c'è l'elemosina nel Vangelo, c'è la condivisione, che è proprio un'altra cosa. Ricco e povero nel Vangelo sono aggettivi, non sono sostantivi, cioè destini di vita, che uno tutta la vita è povero, un altro tutta la vita è ricco. Non è la visione del Vangelo. La visione del Vangelo è che nessuno sarà ricco o povero perché c'è condivisione e quindi c'è una possibilità di vita adeguata, di vita positiva per tutti, se nessuno chiude il cuore per il suo egoismo. Ecco, sono esempi. L'ultimo esempio che vi faccio, proprio per capire che cosa è incarnazione nel Vangelo, sta nella parola sacrificio. Fin da piccoli ci hanno detto che Cristo si è sacrificato per noi. E anche quelli che rifiutano questa cosa dentro sono rimasti immersi nella mentalità del sacrificio. Allora attenzione, sacrificio significa sempre sacrificio di vittime, cioè sempre un momento distruttivo, dove tu perdi qualcosa di prezioso, o tu oppure l'altra persona perde qualcosa di prezioso. Insomma, il sacrificio è un dono molto strano, perché sarebbe l'offerta di un cadavere. Cioè la cosa che tu offri, prima la ammazzi e poi la offri. Sentite che è una cosa strana. Cioè un momento di morte che deve fondare la vita. Allora immaginate, nel testo evangelico la parola sacrificio, cioè due volte, capitolo 9 e capitolo 12 di Matteo, Gesù la usa in prima persona per dire che il Padre suo lo vuole abolire, cioè non vuole il sacrificio, e sostituisce la parola, dice cosa vuole, dice vuole la misericordia. Le divinità pagane, cioè gli idoli, se volete si può dire il potere, quelli vogliono i sacrifici umani, cioè vogliono in qualche modo la distruzione, la sofferenza, la mortificazione. E senza quello non si va avanti. E noi, credendo a questo, abbiamo costruito economie sacrificali, politiche sacrificali, percorsi educativi sacrificali, abbiamo vissuto il matrimonio e la famiglia come istituzioni sacrificali. Quante persone si sacrificano? Dice, perché stai lì, lo faccio per i figli, lo faccio per mio marito, il sacrificio. E noi quello abbiamo capito del cristianesimo, che bisogna sacrificarsi. Peccato che Gesù dica che non vuole, il Padre suo non vuole il sacrificio, vuole la misericordia. Cioè sacrificio è un atto di morte, è un atto di distruzione. Immaginate quale genitore mette al mondo un figlio e poi gli dice, però perché tu sia vicino a me devi rinunciare alla libertà, alla sessualità, l'antica idea che tu per essere più vicino a Dio devi rinunciare alla sessualità. Quale genitore farebbe questo a un figlio? Un genitore vero, un figlio, non lo vuole obbediente e sacrificato, lo vuole felice. Allora che noi per stare vicini a Dio, se no Lui ci disprezza, ci giudica, dobbiamo rinunciare alla libertà, all'uso della ragione, alla sessualità, alla felicità. È un delirio della nostra interpretazione di quella scrittura, ma non è la scrittura. La scrittura sostituisce la parola misericordia e qui ci avviciniamo proprio a che cos'è l'incarnazione. Misericordia, se voi la dite dal calco della parola latina, no? Sentite, c'è la parola cuore e la parola misero, già ci dice qualcosa, cioè vuol dire la misericordia non è solo un sentimento, ma è una relazione. È la relazione tra due cuori. Il cuore di chi ama si avvicina al cuore del misero. Chi è misero? Chiunque sia disamato, cioè povero d'amore. Poi può anche essere povero economico, povero perché è straniero, povero di vita, povero di salute, d'accordo, ma la causa fondamentale è che è mancante d'amore. Questo è il misero nell'ottica evangelica, chi tenta di vivere senza amore. Allora, la parola latina dice il cuore si avvicina al cuore dell'altro, come dire viene riamato. D'accordo, questo è vero.
Però la parola ebraica, capite, la parola latina in parte ci dice e in parte ci fuorvia. Tutte le parole ebraiche che dicono la misericordia in realtà hanno un altro significato. Letteralmente la misericordia sarebbe amore viscerale, amore uterino, amore materno. Cioè vuol dire un amore che ti genera, secondo un amore che è indistruttibile, cioè nulla ti può separare da quell'amore. Tu fai pure tutto quello che vuoi, quell'amore continua ad amarti. L'amore dei Vangeli non va secondo il merito. Non è che se tu fai il cattivo, allora Dio non ti ama, ti punisce, ti fa le sanzioni. Non funziona così. Ti riama di più perché tu sia libero da quel male che ti ha catturato. Terzo, è un amore che ti rigenera quando tu sei in una situazione di morte. È veramente materno nel senso spirituale, cioè non ti abbandona mai. È il contrario dell'abbandono, il contrario del giudizio. Allora adesso capisco perché Gesù diceva non il sacrificio, cioè atti di morte, ma la misericordia, cioè atti di un amore che genera la vita. Questo era il messaggio. Nella nostra tradizione abbiamo invertito. È come se Gesù avesse detto non voglio la misericordia ma il sacrificio. E abbiamo costruito tutta la riflessione, l'esperienza ecclesiale, ancora oggi ammessa, se voi sentite, il sacrificio ricorre nei passaggi centrali, a un certo punto si dice addirittura fa di noi un sacrificio vivente a te gradito, che neppure il Marchese de Sade avrebbe immaginato una cosa così, no? Un sacrificio vivente, cioè tutta la vita. Tu devi soffrire perché sennò questo Dio non ti ama. Tu devi andare incontro alla morte sennò questo Dio non ti ama. Non è il Dio di Gesù di Nazareth. Allora immaginate come abbiamo rovesciato quel significato. Allora, un significato che ugualmente è stato rovesciato è proprio l'incarnazione. L'incarnazione, avendo noi letto i Vangeli con le categorie della filosofia greca, del pensiero di Platone, incarnazione sembrava un'entità spirituale entra in un corpo. Capite? Quella era l'incarnazione, cioè uno spirito entra nella materia, nella corporeità. Questa è una visione greca, della cultura greca, non c'entrano i Vangeli. L'incarnazione nei Vangeli è l'incarnazione dell'amore. Cioè vuol dire l'amore non è mai un'intenzione e basta, non è mai una dichiarazione verbale, ma vuol dire sempre l'amore che io entro nella vita dell'altro, non come un invasore, ma entro nella sua condizione. Paolo diceva, San Paolo, mi faccio schiavo con lo schiavo, mi faccio straniero con lo straniero, cioè vuol dire entro in una condivisione viscerale che non toglie la libertà all'altro, ma gli toglie l'abbandono. Gli toglie l'isolamento, gli toglie il disamore. Quindi ciò che si incarna è l'amore, non uno spirito ideale che non c'entra col corpo. Questo dualismo tra spirito e corpo non è proprio della Bibbia, non è della tradizione ebraica, non è della tradizione cristiana. Dipende dalla interpretazione nei termini del pensiero greco. Allora però, per essere più concreti, dicevamo della nostra esperienza. Che vuol dire incarnazione d'un amore? Se io vi chiedessi, ma voi avete esperienza d'un amore che si incarna? Allora, uno dei gesti tipici dell'incarnazione dell'amore è il generare, mettere al mondo dei figli, quella è un'incarnazione. Le donne che portano 9 mesi questo figlio e poi lo danno, no, alla vita, beh, quello hanno un'esperienza di incarnazione. L'incarnazione è un parto. È la fecondità di un amore che va fino in fondo. E l'amore vissuto, l'amore autentico, trasforma sempre le situazioni, genera la relazione con le persone, la svolge, la vive. Quindi l'incarnazione riguarda l'amore. Qual era l'effetto di questo amore che viene proprio inteso in modo concretissimo nei Vangeli, no? Secondo questa tradizione, questa scrittura? L'amore non è un vago sentimento, cioè non è solo un'emozione o un sentimento o una passione. Noi siamo abituati anche qui a una concezione sentimentale dell'amore. Se io vi dico amore, voi pensate alle canzoni di Sanremo, ai Baci Perugina, a qualcosa di troppo dolce, quasi stucchevole. Più si parla di amore, meno è credibile. No, per noi l'amore non è una cosa tanto seria. Noi di solito abbiamo più stima del potere, del denaro, mica dell'amore.
L'amore semmai è una cosa un po' privata, ecco. Nei Vangeli l'amore è la forza fondamentale che genera la vita. Anzi, è la vita stessa. Non c'è vita al di fuori dell'amore. Un pensatore dell'Ottocento, Kierkegaard, diceva: in fondo, chi non scopre l'amore come forza fondamentale, come ingresso nella vita vera, diceva, è come uno che ha una villa splendida, con un parco magnifico, e consuma tutta la vita in cantina, perché non ha mai osato aprire la porta e scoprire la relazione con gli altri. Leggeteci il nostro individualismo, la nostra paura di esporci alla relazione con gli altri. Allora, l'amore in realtà è sempre generazione e sviluppo della relazione con gli altri, quindi è concreto. Però il Vangelo, essendo più preciso, essendo più concreto, ci dice quale relazione. E qui viene il difficile, ve lo anticipo, la parte che noi abbiamo non solo non creduto, credenti e non credenti questa cosa non l'hanno creduta, ma l'hanno proprio rifiutata. Qual è questa parte? Che i Vangeli ci dicono che l'amore di Dio ci genera come figli e figlie di questo Padre di Gesù che ama in modo materno, cioè con amore viscerale, con amore uterino. Ciascuno di noi, non soltanto Gesù di Nazareth, è figlia o figlio di Dio. Per questo annuncio Gesù fu eliminato, Gesù per questo fu crocifisso. Questo era lo scandalo. Allora pensate, se voi fate una rassegna, no, di come l'uomo occidentale si è concepito nell'antichità, se vi ricordate Omero, no, l'Iliade, l'Odissea, chi era l'uomo? Era uno che era abbandonato dagli dèi. Gli dèi esistevano, ma ci abbandonavano al nostro destino. Al massimo ogni tanto giocavano, facevano una sfida con noi, chi aiutava Ulisse, chi aiutava Ettore, però noi eravamo abbandonati. Nel mondo classico l'uomo è uno abbandonato. Nel mondo medievale, nel cristianesimo che ormai si è costruito come religione, sistema di potere, chi è l'uomo? L'uomo è un suddito. È un sottomesso, un suddito nei confronti di un Dio concepito come un padrone assoluto. I moderni, arriva la modernità, che dicono i moderni dell'uomo? Che l'uomo è autonomo. La modernità ha portato il verbo della autonomia. Autonomia significa: io sono stanco di essere suddito, d'ora in poi parto da me, faccio a meno di Dio. Non mi serve neppure dire che non esiste, proprio faccio a meno, autonomo. Oggi che cosa dice la nostra cultura ormai tutta intrisa dell'economia finanziaria, che non è solo un gioco di capitali, è proprio una visione del mondo? E oggi l'economia finanziarizzata parla dell'uomo con tre categorie, dice risorsa, quando ti va bene. Attenzione, risorsa non è un complimento, vuol dire puoi produrre profitto. Come quando noi diciamo ai giovani o agli stranieri per far vedere che non siamo razzisti, no? Sono delle risorse, non facciamo un complimento. Vuol dire sono degli strumenti utili. Altrimenti, se non sei risorsa, sei un esubero, cioè vuol dire sei inutile, sei d'intralcio, sarebbe meglio che tu non esistessi. Se non sei neppure un esubero, sei uno scarto. Cioè proprio tu vai direttamente alla discarica, sei uno scarto, qualcuno che nessuno vuole. Allora adesso fate la retrospettiva di tutti questi secoli, di queste epoche, è impressionante. Cioè noi siamo stati disposti a credere che siamo abbandonati, che siamo sudditi, che siamo autonomi come i funghi, cioè facciamo tutto da soli, veniamo su per conto nostro. Siamo risorse, siamo esuberi, siamo scarti. Cioè abbiamo creduto qualsiasi cosa pur di non riconoscerci come figlie e figli di Dio. E questa parola scandalizza i credenti non meno che i non credenti. Perché insisto su questo? Perché l'incarnazione significa la generazione di figli, per amore. Allora, finché io immagino Dio come essere onnipotente, anche noi adesso, no? Non capiamo che vuol dire figlio, perché biblicamente il primo significato di figlio è somigliante al padre. Cioè tu vedendo il figlio capisci chi è il padre, da come vive, da come agisce, da come parla, dici ah sì, sei figlio di quello.
Quindi figlio uguale somigliante al padre. Se io mi immagino che il padre sia l'onnipotenza, il potere assoluto, e i conti non tornano, perché noi ci ferma un mal di testa, una stanchezza, siamo pieni di limiti, di mediocrità, figurarsi l'onnipotenza, non somigliamo per nulla al padre. Allora la filialità è stata rifiutata e incompresa perché l'uomo nell'immaginario pensava all'onnipotente. Quindi lui, finché lo pensa onnipotente, l'uomo si sente o indegno, peccato originale, disprezzabile fin dall'inizio. Notate, come se non venissimo da Dio, come se fossimo figli del male. Oppure ha invidiato il potere che leggeva in Dio, ha cercato di appropriarselo lui. E quindi ha cercato di erigere a divinità l'uomo stesso, come se fosse una conquista fondata sul potere. Le manie di onnipotenza che noi abbiamo, politiche, militari, economiche, tecnologiche. Sapete che oggi si parla del postumano, no? Cioè ormai supereremo il corpo, sarà tutta un'attrezzatura tecnologica, ci cambiano i pezzi, ci sostituiscono i pezzi di ricambio. Sentite, questo è delirio di onnipotenza. Cioè non siamo capaci di riconoscere la nostra umanità, vediamo solo il potere. Dividiamo gli uomini in dominati e dominatori, quello lo sappiamo fare. Allora, rispetto a questo, invece, riconoscersi figli ci apriva tutto un altro sguardo sulla vita. Allora, non devo pensare in termini di potere, devo pensare in termini di amore gratuito, generoso, che è lo stesso che nelle migliori esperienze noi abbiamo per generare dei figli. Se siamo minimamente, insomma, umani, non è che costruiamo, fabbrichiamo un figlio, no, lo generiamo per amore. Allora, nel testo evangelico figlio significa nato per amore gratuito. Quindi una realtà che ti fa felice prima ancora che arrivi, lo aspetti e già ti fa felice. Secondo, questo ce lo ricordiamo in una società così economica, figlio significa uno che per esistere non deve pagare. La sua esistenza è gratuita, è un valore vivente, il suo valore è incalcolabile. Non è che tu lo puoi quantificare, lo puoi misurare. Poi figlio significa qualcuno che può a sua volta imparare ad amare così come lo ama il padre o questo padre materno da cui viene. Quindi in breve, figlio significa che noi esistiamo come esseri umani man mano che impariamo ad amare. Uno dice, ma questa cosa come la posso riscontrare nell'esperienza? No, noi continuiamo a fare difficoltà a riconoscere questa filialità. Ecco, io credo che il percorso per riconoscerla, per trovarla plausibile, e capite fin dall'inizio cosa c'è in gioco, che nessuno che non si sia riconosciuto come figlio può poi vivere la fraternità, la sororità con gli altri. Vedrà nell'altro sempre un nemico o un oggetto da sfruttare o qualcuno che proprio non esiste, neppure lo vedo. Ecco perché lo chiamiamo l'altro. Capite, nei Vangeli era il fratello. Per noi quello che era il fratello è diventato un altro, cioè abbiamo proprio rovesciato lo sguardo. Allora non supereremo questa sorta di individualismo radicale finché non ci riconosciamo come figli, figli e figlie di Dio. L'origine della nostra vita non viene dai genitori, i genitori sono mediatori, questo lo ammettono tutti, visione atea, scientifica, religiosa, tutti lo dicono. Cioè i nostri genitori non sono l'invenzione della vita, non sono l'origine della vita, sono mediatori della vita. Noi abbiamo una doppia origine, i genitori e un'origine misteriosa. Allora, se è questo, cioè se noi dobbiamo imparare, no, ad essere adeguati alla nostra origine, imparare ad amare significa umanizzarci, diventare veramente persone. Allora scopriamo che l'amore è proprio la sostanza concreta della vita, non è soltanto un sentimento. Fate il riscontro nell'esperienza. Ci sono persone che sono biologicamente vive, ma sono morte dentro perché ormai non partecipano più a nessuna dinamica di ricevere e di dare amore. Spesso anche solo di ricevere basterebbe, eh? Come le piante sono sensibili all'acqua e alla luce, allora sono vive. Ma se uno si chiude completamente per angoscia, per paura, per egoismo, che sono poi la stessa cosa, anche se campa 100 anni, è come se fosse morto. Invece voi conoscete persone care scomparse, biologicamente morte, il cui affetto arriva ancora oggi e la relazione è viva. Non ne parlate all'imperfetto,
Non dite, ah, era buono, ah, lo conoscevo, no. La relazione è ancora viva se voi la coltivate. E non è neppure solo il ricordo, è proprio una relazione, una corrente d'amore reale. Allora, come vedete, la vita non dipende dalla vita, dipende dall'amore condiviso. Allora, figlio significa accettare questa condivisione, non significa minorenne, non significa dipendente. Noi cresciamo convinti che dobbiamo uscire dalla posizione di figlio perché così diventiamo adulti autonomi. E pensiamo di farlo tramite il potere, tramite il denaro, tramite la rottura del rapporto con gli altri. Invece figlio significa uno che viene amato, che sta in vita per amore e diventa se stesso imparando a riamare. È veramente quella dinamica vitale che si chiama la logica del dono, non del sacrificio, del dono. Gesù sulla croce ha donato la sua vita, lo hanno sacrificato, ma lui ha donato, sono cose diverse. Non si è sacrificato, lo hanno sacrificato, tradotto vuol dire lo hanno ammazzato. Lui ha donato la vita, cioè ha fatto un atto di vita e d'amore, non di morte. E allora imparare questa dinamica, cioè uscire dall'isolamento, uscire dal delirio del potere subito o esercitato e scegliere la via dell'amore che ci umanizza, questo è l'incarnazione, cioè la nascita della pienezza della nostra umanità. Allora, se è questo, la possibilità di fare questo percorso, non solo come singoli, ma immaginate insieme agli altri, questa possibilità garantisce l'umanizzazione non solo dell'esistenza, ma della società, della storia, cioè della vita comune. Allora uno a questo punto direbbe, sì, belle parole, però in realtà non funziona così, la nostra storia dice sempre che ci sono conflitti, ci sono sopraffazioni, ci sono violenze, noi tendiamo a non avere alcuna fiducia nell'esistenza, molti di voi adesso direbbero però, pensateci, no? Usereste l'avverbio però la vita non è così. Attenzione, quando diciamo il però mettiamo una barriera tra noi e i significati migliori della vita. Forse la parola migliore sarebbe come, cioè la curiosità sana dice come posso sperimentare. Non dico però, se dico però ho già rinunciato al meglio, ma non a quello che dico io, parlo di quello che dice il Vangelo. Quando diciamo però è come se ci nutrissimo di rifiuti e buttassimo via il cibo buono, perché pur di mantenerci nella posizione che abbiamo rifiutiamo le possibilità migliori. Pensate, in Italia c'è talmente diffidenza verso il bene che abbiamo coniato un insulto per delegittimare chi ci crede, gli diciamo che è un buonista. Dicendo buonista hai subito delegittimato l'altra persona. Non esiste l'aggettivo cattivista, cioè uno che crede troppo nel male. No, per noi quello non è un problema. Noi non ci fidiamo di chi crede nel bene, non ci fidiamo del bene e prendiamo sul serio il male, cioè abbiamo uno sguardo rovesciato. Allora la domanda concreta per riportarlo all'esperienza è questa: come mai noi ci teniamo stretti un sistema di vita che ci fa del male? Cioè abbiamo costruito un'economia tossica che non dà lavoro, che chiude il futuro ai giovani, che distrugge la natura. Cioè un'economia così bisogna licenziarla, non tenersela. Capite il verbo della crescita? Quale crescita? È distruttiva. Se tu produci 5, distruggi 8, il pianeta non regge. Più tutte le diseguaglianze, le ingiustizie che facciamo, pure ci teniamo stretta questa economia, ci teniamo pure questa politica così meschina, così sterile, che non dà risposta ai problemi della gente, ci teniamo stretti un modo individualista di fare. Allora la domanda vera è, ma come mai facciamo così? È come se avessimo una sindrome di Stoccolma collettiva, sapete, no? La sindrome di Stoccolma, uno si innamora del sequestratore, vota chi gli fa del male, s'affeziona ai dittatori. Oggi nel mondo, no, i dittatori hanno le maggioranze, eh? Se si vota loro prendono la maggioranza. Stati Uniti, Russia, Turchia, Egitto, guardate in giro, è così. L'Italia fascista, la maggior parte degli italiani ancora oggi, diciamo, beh, però ha fatto anche delle cose buone. In Germania Hitler, in Unione Sovietica Stalin, figurarsi. Allora, come mai noi ci teniamo stretti a quello che ci fa del male e diffidiamo del bene? Che tipo di libertà possiamo avere se questa è l'incarnazione dell'esistenza, cioè percorrere la via dell'amore? E questo è il pericolo maggiore dell'esistenza, non di morire, ma di campare 100 anni e di sprecare la vita, di non nascere mai all'amore. Il nostro pericolo è di sprecare la vita, di esistere invano.
non di morire. Perché anche nel confine della morte ho visto persone morire trasformando quel passaggio in un atto d'amore, preoccupandosi per chi restava, ringraziando. Pensate, non c'era nessun potere, erano persone in punto di morte, eppure hanno sprigionato una capacità d'amore che ha trasformato quel morire. È diventato un dono per le persone che restavano. Allora, mi pare importante chiedersi perché. Allora, il perché, secondo me, si può riconoscere in questo modo. Primo, noi fin da piccoli sperimentiamo la sofferenza, la vulnerabilità, sappiamo che si muore. Quando soffriamo so che soffro io, mica tu, cioè è un principio che mi individua, lo vivo in prima persona. Allora, pur essendo relazione, l'essere umano è relazione, le scienze umane ce lo dicono da tutte le parti, anche le scienze naturali, cioè ognuno di noi è un filo in un tessuto. Se il filo si strappa dal tessuto non va da nessuna parte, cioè l'individualismo è un'illusione. Ci pare tanto sensato, tanto pratico, tanto comodo, ma è un modo per andare contromano nella vita. È un modo di sprecare la vita, di sbagliarla. L'egoismo è un ergastolo, perché noi siamo nati per la comunione e restiamo chiusi in cantina tutta la vita. Capite? È proprio un'illusione. Allora, perché però? Perché nel cuore abbiamo la paura, e la grande paura dell'essere umano è sempre la paura di perdere. Di perdere la vita, di perdere l'affetto. Ci nasce un fratello, la reazione non è felice. Cioè abbiamo paura di perdere la gelosia, la paura di perdere l'affetto dei genitori, di perdere il lavoro, di perdere la faccia. La grande paura umana è la paura di perdere. Allora, quando arriva il Vangelo e mi parla di condivisione, di giustizia, di fraternità, io dico sì sì, belle parole, ma nel cuore c'ho la paura. E forse c'è caso che io vado a messa, faccio le pratiche religiose perché ho la paura dell'inferno, che è un Dio che non mette paura a chi volete che lo creda, un Dio senza inferno, un Dio che non mi punisce, un Dio che non mi minaccia. Per noi non sarebbe credibile, perché noi parliamo nel cuore il linguaggio della paura. Allora, in questa paura noi ci abituiamo a leggere la realtà non secondo la relazione, cioè che la vita in profondo è comunione, è incontro, è accoglienza. Questa è la vita. La vita di ognuno di noi è una vita accolta, eh? Se ci avessero gettato nel cassonetto non saremmo qui. Allora, l'accoglienza riguarda ciascuno di noi, non solo gli stranieri. Ognuno di noi passa per l'accoglienza ricevuta e possibilmente ricomunicata. Allora, è vero che noi siamo relazione, però guardiamo la vita con degli occhiali che dicono separazione, non relazione. Capite? Cioè abbiamo una mentalità che è a rovescio rispetto alla fisiologia della vita. È come se voi andate in macchina e il navigatore non vi dice la verità e andate nella direzione sbagliata. Qual è questo navigatore interiore, questa mappa che ci siamo fatti crescendo, diventando grandi? Abbiamo interiorizzato questa mappa come un sistema di separazione. Allora, primo, nel rapporto con noi stessi. Questa separazione è proprio disincarnazione, rottura dell'incarnazione dell'amore che vive nelle relazioni. Allora, prima cosa, spesso quando noi diciamo io, abbiamo già perso il contatto con molte parti di noi, col cuore, col corpo, con la coscienza morale, dipende, con l'intelligenza. Io conosco pochissime persone che hanno cura della relazione con se stessi. Conosco tantissimi individualisti, narcisisti, quanti ne volete. Io lavoro all'università, la nostra categoria eccelle per narcisismo. Per carità, quanti ne volete? Io pure c'ho il mio, ma di persone che hanno la cura della relazione con se stessi ne conosco pochissime. Allora, già abbiamo spezzato la relazione con noi. Non la abitiamo, non la viviamo. L'egoista è uno che ha fallito l'incontro con se stesso, non si è riconosciuto. Secondo, con l'altro, abbiamo detto lo chiamo altro, quindi lo metto a distanza. Penso che la relazione con lui sia solo esterna. Per questo crediamo quella stupidaggine per cui la società sta insieme sulla competizione. Voi provate a vivere nella vita di coppia, in famiglia, nel condominio, magari già lo sapete. Fondatela sulla competizione, durate 2 ore, poi scoppia. Perché il tessuto della socialità umana si fonda sulla cura e sulla cooperazione. E deve essere fatto in modo così sapiente che quando c'è un conflitto lo disinneschiamo dalla distruttività, se no ci ricade addosso a tutti. Quindi quale competizione? La cura e la cooperazione. Questo ci aiuta a vivere, questo è il fondamento concreto della vita.
allora noi la relazione con l'altro o non lo vediamo o pensiamo alla competizione, quindi è pregiudicata. La natura, dice almeno la natura, quella la vedremo, no, anche migliori intenzionati la chiamano l'ambiente, i tedeschi dicono Umwelt, che vuol dire il mondo intorno, e la natura che è solo mondo intorno. Altre culture più sagge della nostra, se dicono natura, come diceva Francesco d'Assisi, del resto dicono madre, sorella. Cioè noi siamo parte della natura, la natura è parte di noi, quale ambiente? Ecco perché siamo così stolti, chiamando l'ambiente, da distruggere l'ambiente pensando che non sia autodistruttivo. Lo chiamiamo crescita. E però ci distruggiamo il clima, il suolo, l'acqua, le condizioni di vita dell'umanità sul pianeta. Quindi spezziamo il rapporto pure con la natura. Dio l'abbiamo chiamato nella nostra tradizione trascendenza, una parola che suona bene, importante, solenne. Trascendenza vuol dire che Dio sta sempre altrove rispetto a dove siamo noi, cioè l'abbiamo collocato sopra le stelle, siamo abituati a pensarlo lontanissimo, in alto, e non lo sappiamo riconoscere tra di noi e dentro di noi, in e tra. Dentro di noi e tra di noi. L'abbiamo messo troppo lontano, così che anche i credenti ci hanno sempre in qualche modo, voi no, ma mediamente, un tasso di ipocrisia per cui sì sì Dio, le pratiche religiose, però poi nella gestione dei soldi, nella politica, nell'economia, nei sentimenti, usiamo altri criteri, non seguiamo il Vangelo. I primi a tradire il Vangelo sono molti di quelli che si dicono credenti. Perché questo Dio è stato pensato con la separazione, non come relazione vissuta. Poi abbiamo detto, pensate, le persone care scomparse, no? Le sentiamo completamente finite, non è che pensiamo che la relazione con loro è viva. Poi altra separazione, la solita vita dalla vita felice. Su 10 adulti, 9 non credono nella felicità. Il decimo la anticipa all'età dell'infanzia, quando dormiva nel lettone con mamma e papà era felice. Ma sostanzialmente non ci crediamo. Allora capite, questo ci rende adattati a una vita infelice, semplicemente a sopravvivere, senza cercare una vita vera. E notate, la felicità non è il privilegio, non è la fortuna, non è che ti va tutto bene. La felicità è la capacità di rispondere con amore ai fatti della vita. Anche se c'è una malattia, c'è un problema, il modo di affrontare dice se siamo capaci o non capaci di felicità. Quando Nelson Mandela, dopo 27 anni di carcere, è uscito, lui ballava. Cioè si era fatto tutta quella galera, ma era capace di felicità. È un esempio per dire che se io non credo a questa separazione, sviluppo delle capacità che altrimenti restano atrofizzate. Allora, immaginate una persona che come navigatore interiore crede in tutte queste relazioni spezzate, con se stesso, con gli altri, con la natura, con Dio, con le persone care scomparse. E che volete che cerchi una persona così? Qual è l'unica leva, l'unica arma che puoi usare quando non credi nelle relazioni vitali? Nel potere. Noi siamo ammiratori del potere, innamorati del potere, cercatori del potere perché non viviamo le relazioni. Ecco che allora quando pensiamo Dio lo pensiamo onnipotente, e se qualcuno ci dice figlio pensiamo minorenne, uno che non ha il potere. Ecco, lo sguardo del Vangelo è completamente diverso, opposto a questo. Cioè ci chiede di avere il coraggio di riprendere contatto con noi stessi e di farci semplicemente questa domanda: ma tu quando è che sei veramente felice? Se io vi chiedessi, no, qual è stata la vostra ultima esperienza di felicità, augurandoci che non dovete andare troppo indietro, con la memoria, insomma è stata una cosa fresca, e vi chiedo di che cosa era fatta, qual era la stoffa della vostra felicità, e io penso che voi mi rispondete: a pensarci era la comunione, comunione con me stesso, comunione con gli altri, comunione con la natura, comunione con Dio. La comunione è la stoffa, la sostanza di ogni esperienza di felicità. Allora, se noi facciamo veramente i conti con questa nostra costituzione, cioè essere costituiti, fatti d'amore, nati per la comunione, allora se scopriamo questo, la libertà non è il cosiddetto libero arbitrio. Sentite a orecchio, libero arbitrio, l'aggettivo fa pugni col sostantivo. Arbitrio vuol dire capriccio, vuol dire decisione senza senso, senza un perché, senza una ragione. Libero arbitrio. La libertà non è arbitraria, la libertà è responsabile.
Cioè vuol dire io sono libero quando so rispondere alla vita con la mia originalità di persona. Allora la libertà di chi è incarnato grazie all'amore e ha preso vita, ha preso carne grazie all'amore, allora è la libertà non di fare quello che vuoi, magari di fare del male agli altri, non è quella la libertà. Non è l'indifferenza al bene o al male. La libertà autentica è la libertà del bene. Cioè vuol dire la libertà di sviluppare le relazioni, di arrivare a vincere l'egoismo, e noi siamo veramente liberi quando sporgiamo oltre il nostro egoismo. E capiamo che vivere è dare la vita, non è trattenerla. Arrivo alla conclusione, questa è proprio una legge vitale, il Vangelo lo presenta a più riprese, no? Cioè noi non è che possiamo trattenere la vita, come direbbe il Vangelo, mettere il talento sottoterra, lo sprechiamo. Allora ognuno di noi nel vivere dà la vita, si tratta di capire per che cosa, o meglio ancora, per chi la vogliamo dare. C'è chi dà la vita per il potere, chi dà la vita per il denaro, chi dà la vita per il lavoro, il giorno in cui va in pensione è morto, ha finito di vivere, perché tutta la vita si è identificato col ruolo lavorativo. Chi la dà per le sigarette, chi la dà per il cibo, chi la dà per il piacere. Allora che cosa veramente è adeguato a questo dare la vita? Deve essere un amore più grande, cioè deve essere qualcosa che genera questa comunione che per noi è felicità. Per questo siamo nati, non per il sacrificio, non per soffrire o per far soffrire. Siamo nati per una pienezza di vita che noi chiamiamo felicità, cioè vita buona condivisa. Allora capire questo, concludo, significa da una parte affrontare le nostre paure. Se io vi chiedessi tutte domande indiscrete che poi io non vi faccio, che paura ci avete nel cuore? La paura delle malattie, della morte, dei figli che non trovano lavoro, che ne so. Qual è la paura? Allora, la paura va ascoltata, è inutile parlarne male, la paura è forte, non è che gli posso fare le prediche. La paura va ascoltata, devo riconoscere le sue ragioni, poi devo portare vicino alla paura la forza di un sentimento, di un'energia che sia ancora più persuasiva della paura stessa, che è il nostro profondissimo desiderio di felicità, cioè desiderio di vita vera. Allora noi diventiamo concreti nelle cose che crediamo, se uno vuole essere cristiano diventa cristiano, se affronta e scioglie questa paura riconoscendo che viene sostenuto in questa lotta, che viene sostenuta in questa guarigione del cuore, che la paura il cuore ce lo chiude e non possiamo vivere se il cuore è chiuso. Quindi la prima cosa è questa. L'altra cosa direi di non pensare di fare un percorso da soli, cioè ancora una volta di riproporre l'individualismo, ma direi di fare un percorso insieme con altri a partire da una fonte che ci dia senso, energia, respiro, luce per realizzare le cose che crediamo. Capite? Le cose migliori che crediamo non sono impossibili, bisogna solo verificare se noi abbiamo la forza, l'energia, il coraggio per realizzarle. Allora queste forze non ce le diamo da soli. Gandhi diceva: l'uomo non è cattivo, è che si stanca. Siamo come pile scariche. Allora non possiamo pensare di realizzare le cose migliori che crediamo, si potrebbe dire il nostro amore, semplicemente con la forza di volontà, con l'esercizio, con la tenacia. Queste sono virtù, ma non bastano. Serve una fonte profonda. Qualcuno dirà: è Dio, è il padre di Gesù di Nazareth, oppure il Dio di qualche altra fede. Bene. Altri non ci credono, non è un problema. Direi neppure per Dio è un problema. Tu puoi dire: è la vita, è la natura. Le persone di voi che sono allergiche alla realtà invisibile potrebbero dire: le persone che amo sono la mia fonte. Le vostre relazioni affettive, che almeno quelle siano la vostra fonte. Allora l'importante, la vera differenza non è tra credenti e non credenti. La vera differenza è tra amanti e non amanti. Allora i non amanti stanno in una zona di morte già in vita da cui bisogna riscattarli. Allora se io invece amo vuol dire che ho una fonte di bene da cui traggo questa energia. Le persone care, la natura, Dio, ognuno di voi ci avrà il nome personale, il nome proprio da dare a questa realtà. Ma è grande saggezza per noi avere cura della nostra fonte. Non avere la presunzione di fare da soli, di partire da noi stessi, perché questo proprio la vita non ce lo consente.
Dobbiamo riconoscere qual è questa fonte. Allora, se è questo, io credo che dipenda da noi, ecco il nesso di incarnazione e libertà. Cioè vuol dire generare vita, essere capaci di amare, questa è l'incarnazione, la libertà è di farlo nel modo della persona che siamo, con la nostra originalità. Capite? La libertà è la fedeltà a noi stessi, alla nostra dignità, non è arbitrio, è esprimere, realizzare la nostra dignità. La dignità è la misura, il criterio della libertà. La libertà di fare del male distrugge la mia dignità, quindi non è una libertà, è un suicidio della libertà, è una distruzione della libertà. Allora, libertà vera significa realizzare questo amore nel modo della mia persona, unico, originale come sono. Allora, se è questo, io credo che nonostante tutte le sconfitte, qui vedo persone, siamo tutti più o meno di una certa età, insomma, di esperienza, avremo subito sofferenze, sconfitte, tradimenti, abbandoni. La cosa forse più dolorosa è che noi avremo anche l'esperienza del male fatto, mica solo del male subito. Non è che possiamo raccontarci, no? Che siamo solo vittime, abbiamo anche fatto del male in qualche modo, no? Allora, con tutti questi limiti, che spesso sono mortificanti se io li guardo, sono avvilenti, con tutti questi limiti a noi è data una libertà indistruttibile, che è quella alla fine di scegliere la direzione, cioè se fare una vita egoistica, chiusa, come fosse un 41 bis, cioè un regime di isolamento per tutta la vita, oppure se fare una vita transitiva, dove io ci avrò anche le paure, però vado oltre le paure, avrò anche l'egoismo, ma vado oltre l'egoismo, e allora in questa vita transitiva io finalmente entro nella vita vera e non devo aspettare dopo la morte. L'anticipo, la sperimento già in questa vita. Quindi ecco, in breve, sta a noi la scelta. Se noi vogliamo essere persone così spente, così ciniche, così spaventate, che anche se vivono tanti anni sono già morte dentro, oppure persone così vive, così generative, che diventano una fonte di speranza anche per altre persone. Questa scelta sta a noi. Nessuno ci può togliere questo spazio di decisione e di libertà. Ecco, allora a me pare che non c'è motivo di scoraggiarsi, di disperarsi, semmai la vera domanda è come posso fare la mia parte, qual è la fonte che mi dà l'energia per andare in questa direzione. Questo ci restituisce una pienezza di vita e ci fa persone risanate dentro che possono essere veramente una fonte luminosa anche per gli altri. Grazie. Sì, allora una premessa, ricordate all'inizio parlavo di curiosità, no? Nel senso che in un incontro così non funziona lo schema domanda-risposta, nel senso che voi non ci avete solo domande e io solo risposte. Non è vero. La cosa migliore sarebbe, no? Che ciascuno di noi è relativo, se uno è d'accordo o non è d'accordo col relatore, non è proprio un problema. Non è nemmeno importante che io dia le risposte come se fossi un'enciclopedia, no? E non lo sono. L'importante è che ciascuno di noi magari avesse la curiosità, no? Da un lato di dire qual è la cosa che voglio approfondire, che mi interroga, e magari è un percorso proprio personale, no? Allora accendere un minimo di ricerca personale, di riflessione, di ascolto, è buffo che lo dica adesso dopo un'ora che parlo, ma di silenzio, cioè di quella sosta contemplativa dove possiamo un po' ritrovarci. Quello sarebbe il risultato migliore. Quindi, fatta questa premessa per dire che io vi dico quello che penso, non sono risposte nel senso, no, sostanziale. La prima questione giustissima diceva sì sì, questo percorso è bene, magari quelli dell'età nostra più o meno, però un giovane oggi, no? Ecco, allora qui mi venivano in mente mentre ascoltavo l'osservazione due parole. La prima, no? Che è la parola educazione, non però nel modo moralistico, anche lì sacrificale, in cui solitamente è stata intesa. C'è una pedagogista, una psicologa, anzi una psicanalista svizzera, Alice Miller, che dice c'è una sorta di pedagogia nera, dove educare significa spegnere la creatività delle nuove generazioni. Già dovremmo interrogarci, no? Quando suona la campanella, escono da scuola o magari escono dal catechismo, perché schizzano via? Felici che sia finita. Schizzano via. Vuol dire che dentro forse si annoiano, cioè che forse abbiamo costruito delle cose che non sono veramente educative. Perché educare non significa indottrinare,
non significa neppure solo educere, estrarre. Tra l'altro lì dovremmo precisare, un conto è estrarre le qualità, d'accordo, ma è anche estrarre il negativo, cioè vuol dire portare alla luce quei sentimenti che ti porterebbero contro la relazione. Un bambino la rabbia ce l'ha, l'invidia ce l'ha, perché c'ha la paura, no? Allora tu non è che puoi fare le prediche, devi fare in modo che queste cose vengano fuori per poterle risanare, le devi ascoltare, devi legittimare la persona che le prova, non la devi giudicare la persona. Lo sapete, no? Quando tu giudichi una persona hai smesso di capire. Devi ascoltare e fare in modo che venga fuori questo, d'accordo? Ma soprattutto educare significa liberare. Cioè significa liberare dalla paura, liberare dall'ignoranza, che non significa tanto non aver studiato. L'ignoranza più micidiale per noi è non aver mai scoperto un altro modo di vivere. Mai usciti da quella cantina, quella è l'ignoranza esistenziale, non intellettuale, non nozionistica. Allora, educare veramente significa liberare le persone. Allora, i nostri giovani, ma fin da bambini, direi forse l'età, la psicanalisi ci dice i primi mesi, i primi anni di vita, d'accordo. Però forse se c'è in particolare una fascia scoperta, a mio avviso, è la preadolescenza. Cioè, grosso modo, l'età di quella che si chiamava la scuola media. Quando ormai non sono più bambini, hanno la loro autonomia, magari hanno tanta tecnologia, ma tanta solitudine, tanta paura e pochissimi riferimenti educativi. Allora noi dobbiamo offrire, accompagnare questo percorso, non per indottrinarli, non come diciamo noi per prepararli al mercato. Semmai li dovremmo preparare a trasformare profondamente questo cosiddetto mercato, non certo ad adeguarsi. Oltretutto il mercato, questo qui, non li vuole, è proprio una truffa. La scuola azienda è una truffa, perché l'economia è finanziarizzata, convive tranquillamente con un'alta disoccupazione. Quindi non è che il mercato aspetta questi perché la scuola li ha preparati per il mercato. Dobbiamo prepararli a essere così resistenti da trasformare la società, non adattarsi a una società completamente sbagliata. Capite? Sacrifichiamo la loro novità, la loro dignità. Allora, la prima risposta, servono veri percorsi educativi. E noi qui siamo lontani, basterebbe vedere come li chiamiamo i giovani, i nomignoli perfidi che usiamo, bamboccioni, schizzinosi. Noi cattolici gli diciamo l'emergenza educativa, senza vedere che siamo noi l'emergenza educativa, cioè che siamo così spenti, così adattati a un sistema sbagliato che non sappiamo più educare. La cosa più gentile che gli diciamo è che sono il futuro, che non è un complimento, eh? Cioè li parcheggiamo in una zona virtuale, il presente ce lo teniamo noi. I giovani sono il presente, non sono il futuro. Sono il presente oggi, sono preziosi oggi. Non devono rimandare la loro soggettività. Allora noi dobbiamo riattivare percorsi educativi veri, nella famiglia, nelle istituzioni educative, nelle realtà religiose, percorsi di liberazione. E questo allora io credo richiede degli educatori. Cioè la prima domanda non è cosa faccio con i giovani, cosa faccio con mio figlio, la prima persona è chi sto diventando io, chi sono diventato, cioè riabilitare gli adulti a imparare a vivere, nel senso che loro ormai sono spenti dentro, molti di loro dentro questo sistema qua. La scrittura, infatti, quella ebraica e quella cristiana, c'ha questa espressione indicativo che ricorra, sia nel testo ebraico che in quello cristiano. Il cuore dei padri deve convertirsi verso i figli. Che vuol dire? Il cuore, cioè la capacità di sentire la vita dei padri, se è spenta, se è deviata perché si sono attaccati al potere. Padre lì non vuol dire quello che ha generato, vuol dire quello che comanda, quello che gestisce un potere. Il cuore di chi è affezionato al potere, i padri, si deve convertire verso i figli, cioè verso quelli il cui cuore è invece appassionato della vita, è ancora appassionato alla vita. Allora noi dobbiamo imparare a fare strada con loro salvando la loro libertà. Questo percorso qui pochi lo fanno. Oggi la proposta educativa per le nuove generazioni è molto scarsa. Non entro nel discorso di come è ridotta la scuola, di come è ridotta l'università, ma insomma non è una grande proposta educativa. Quindi primo elemento questo. Secondo, c'è una leva politica che vuol dire questa società è insostenibile come tale e dobbiamo cambiare le condizioni politiche della sua organizzazione.
Quindi capite, non è solo una questione interpersonale o educativa, è proprio una questione di cambiare il profilo, la forma di società con una politica che sia realmente democratica. Oggi la democrazia è diciamo, in fuga, è stata sconfitta, è stata messa in crisi, in realtà dobbiamo riprenderla imparando che democrazia non è solo votare, cioè non è solo una procedura. Non c'è dittatore che non usi le procedure democratiche per prendersi la maggioranza, fosse solo quello. La democrazia vuol dire imparare un modo di convivere, quindi riguarda la famiglia, riguarda il rapporto uomo-donna, riguarda il rapporto tra le generazioni, riguarda il rapporto nativi-stranieri, dovunque ci sia una relazione. Democrazia significa non usare il potere come mediatore ma il servizio, non usare il dominio ma l'accoglienza. Allora a una società democratica può corrispondere un potere democratico. La democrazia non comincia dal governo, dal Parlamento, dai poteri, comincia dal modo di essere società. E noi su questo ci siamo ritirati. Mi vengono in mente le parole di Primo Levi quando gli chiedevano: ma perché in Germania i tedeschi non hanno fatto la resistenza a Hitler? E lui, con linguaggio crudo tipico di Primo Levi, rispondeva: ma in Germania in quegli anni c'era un manipolo di feroci e una massa di invalidi. Cioè voleva dire di gente che si fa gli affari suoi, china la testa, non si occupa del bene comune. Insomma, la grande, per parlare semplicemente, la grande potenza del male non sta dentro il male, sta nella passività di quelli che potrebbero fare la loro quota di bene e non lo fanno. Quella è la potenza del male. Quindi inutile che guardiamo in alto, dovremmo fare, no? Ripartire da quello che noi possiamo fare, e va sicuro che ciascuno di noi può effettivamente, anche chi fosse un nonno di 80 anni, nel rapporto con i nipoti può fare tantissimo, infondere una spina dorsale etica, una fiducia, una capacità di resistenza interiore che neppure tutto un ciclo scolastico ti può dare. Quindi se un nonno può fare questo, immaginatevi nei nostri ruoli professionali, come cittadini, quanto potremmo fare e non facciamo. Finché ci ritiriamo dalla cura del bene comune, deleghiamo ai cosiddetti politici, è chiaro che i primi a essere sacrificati sono i giovani, i primi stranieri, noi che ce l'abbiamo con i migranti. Ma vi ricordate che in questi anni qui, più di 600.000 giovani italiani sono emigrati, sono andati via dall'Italia. Capite? Noi siamo un paese di immigrazione, ma lo siamo tornati ad essere, perché da noi, e i migranti che vengono dall'Africa considerano l'Italia una terra di passaggio, non ci vogliono stare, vogliono andare verso il nord Europa, mica vogliono restare in Italia. I più sfortunati restano in Italia, significherà qualcosa. Allora dobbiamo recuperare o scoprire per la prima volta di fare la nostra parte. Se noi riattiviamo le parole educazione e politica, i giovani ce li troviamo. Che non è affatto vero che sono schizzinosi e bamboccioni. In tutte le frontiere della società dove ci si batte per migliorarla, lì ci trovate dei ragazzi, delle ragazze che in alcuni paesi del mondo trovate bambini 12 anni, 10 anni, che hanno un coraggio, una capacità di resistere al potere che noi neppure da adulti avremmo. Quindi il problema non è che loro non sono in gamba, il problema è che noi dovremmo risvegliarci dall'adattamento a questo sistema. La seconda questione, il secondo intervento poneva tre questioni. Allora, figlio, dicevo, questi significati. Primo, somigliante al padre, cioè tu da come si muove il figlio capisci di chi è padre. Quindi c'è una relazione. Fuori di metafora nella Bibbia, sapete che vuol dire? Che l'essere umano ha una dignità divina. Cioè l'annuncio scandaloso di Gesù è che siamo tutti figli di Dio. Lui non si è mai presentato dicendo: io sono la seconda persona della Trinità. Questa è un'elaborazione nostra che abbiamo fatto a posteriori. Lui ha detto: io figlio di Dio, e ci ha chiamato fratelli, sorelle. Pensate semplicemente, padre nostro, che vuol dire padre nostro? Che noi siamo figli. Allora questa cosa qui è stata respinta, è stata ripudiata. La teologia ufficiale, nell'imbarazzo da una parte di dover mantenere l'idea che Dio sta in alto e noi stiamo in basso, quindi non siamo figli, rapporto di potere, e però la parola figlio c'è nei Vangeli, non la poteva rimuovere, che ha detto che noi siamo figli adottivi. Gesù è figlio unigenito, figlio doc. Noi al massimo siamo indicazione geografica tipica, cioè siamo una cosa derivata, siamo figli adottivi, cioè Dio ci ha trovato, ci ha tirato su, chi lo sa da dove veniamo, capite? Non sta in piedi questa cosa. Noi, per chi credesse, veniamo da Dio. Questo diventa plausibile quando capiamo quanto è forte la trasformazione dell'amore dentro le nostre vite.
Figlio non significa potente come il padre, significa amante della stessa qualità d'amore del padre. Diceva Arturo Paoli, un mio amico che è stato un grande testimone del cristianesimo in Italia, lui diceva con la sua ironia di toscano, diceva no, non è che dobbiamo amare Dio, dice una cosa strana, dobbiamo amare come Dio, cioè con la stessa gratuità, fedeltà, misericordia nel nostro piccolo che Dio ha usato nei confronti nostri. Quello vuol dire diventare figli, quindi somigliante al padre quello. Poi dicevo nato per amore, colui che non deve pagare per esistere, un figlio vero non è che tu lo fai perché ti servono braccia per lavorare, perché ti fa da bastone per la vecchiaia, lo fai per amore, lo fai per felicità. O meglio, non lo fai, ne consenti la generazione, ti presti a questo, è una dinamica di accoglienza. Notate l'ironia della vita, in quella dinamica noi nasciamo come genitori. Quando nasce un figlio, una donna nasce come madre, un uomo nasce come padre. Il nostro cammino è proprio la nascita radicale, questo vuol dire incarnazione. Incarnazione vuol dire nascita. La nascita, la nostra piena umanità grazie all'amore. Poi accennavo, figlio vuol dire colui che partecipe di relazioni di fraternità e di sororità. Se non certo che l'altro lo chiamo l'altro. E per me è un estraneo, anche il fratello biologico nella stessa famiglia, quando nasce, c'ho la gelosia, lo vorrei strozzare. Quando magari c'è una questione d'eredità, saremo nemici acerrimi. Capite, manco la mitica famiglia, e non c'è la famiglia cristiana nei Vangeli, non c'è la famiglia cristiana. Gesù dice chi ama suo padre e sua madre più di me non conosce il regno di Dio, cioè non è che la famiglia come nucleo chiuso può essere portata a giustificazione di un egoismo di gruppo, la famiglia non può essere egoismo di gruppo, è una scuola d'amore precisa, con persone precise, per imparare però a vivere la fraternità, la sororità anche con gli estranei, anche con gli sconosciuti. Allora capisco quando sto dentro quell'esperienza che vuol dire figlia o figlio di Dio. Qui vi accenno solo una condizione paradossale per leggere il Vangelo, cioè il Vangelo tu lo capisci quando sei nato veramente a quell'amore, allora lo capisci, allora ti risuonano quelle parole. Finché tu non hai quell'esperienza, tu il Vangelo lo puoi leggere 30 volte, tutti i giorni, niente. È come se fosse scritto sull'acqua, non so se avete questa esperienza, che manco uno se lo ricorda. Oggi a messa che Vangelo c'era? Aspetta, non mi ricordo. Quando tu invece arrivi a viverlo, quelle parole ti rispecchiano. Allora il paradosso del Vangelo qual è? Che parla a persone non nate ancora, come fossero addormentate, e cerca di svegliarle. Per questo è facilissimo fraintenderlo, manipolarlo, come è stato storicamente, e ci pare tanto più difficile viverlo. La cosa bella qual è? Che quando lo vivi non lo fai perché l'hai progettato, l'hai deciso, ti sei esercitato, ti ci trovi. Arriva a un certo punto della vita che dici, ah, era questo che significava. E allora veramente lo scopri. Per questo dicevo il Vangelo è un percorso di vita e non è un libro, tantomeno è, diciamo, un'istituzione religiosa. È proprio un percorso di nascita. Il cristianesimo non è una religione in più nel mercato delle religioni. È un percorso di umanizzazione, di nascita delle persone e della comunità umana. Questo era il significato, diciamo, che ancora è vivo e ci interpella. L'altra questione sul reddito di cittadinanza. Accenno solo a questo, che noi dovremmo ripensare completamente il meccanismo economico e riportare l'economia, o forse scoprirla per la prima volta, come una sfera di servizio il cui significato è rispondere ai bisogni umani e garantire sicurezza sociale ai popoli. Questa è la funzione umana dell'economia. Pensate che nelle facoltà di economia studiano tutto, ma saltano completamente la prima domanda: che senso ha l'economia? Perché non si chiedono che senso ha? Capite, noi ogni tanto ci dobbiamo fermare e farci delle domande. Noi invece corriamo, andiamo in automatico come le formichette di un formicaio. Non ci chiediamo più nulla. Che senso ha l'economia? Allora, il senso dell'economia non è disseminare miseria, diseguaglianza e distruzione della natura. Il senso dell'economia è di essere un sistema di servizio che consente alle persone di vivere.
Allora noi abbiamo perso completamente questo, probabilmente non ce l'abbiamo mai avuta un'economia di questo tipo, questo non vuol dire che non la possiamo costruire, quindi nessuna nostalgia del socialismo reale, nessuna idolatria del capitalismo che veramente fa più disastri di quelli che prova a risolvere, ci serve un nuovo pensiero economico, ci serve riorganizzare questo sistema. Tra questi allora c'è l'idea del reddito di cittadinanza, d'accordo, cioè tu per la tua nuda dignità di essere umano ti meriti, cioè hai diritto di non morire di fame, di non morire di freddo, di non sapere dove andare sicuramente. Certo, il problema è di non isolarlo, se lo isolo diventa un meccanismo assistenziale dentro il solito capitalismo. Il problema vero è di introdurre il reddito di cittadinanza dentro processi di generazione del lavoro, di umanizzazione del lavoro e di tutela della natura che deve essere al centro dell'economia, non un freno all'economia. Capite? La vera economia è l'ecologia, cioè la cura delle persone, degli ambienti, dei processi, quella è l'economia, non è la crescita per la crescita, quella è distruttiva e insostenibile. Il fatto che ancora oggi parliamo di crescita vuol dire quanto siamo lontani dalla percezione della realtà. La terza questione sull'incarnazione legata alla resurrezione, giustissimo, anche qui dovremmo togliere, diciamo, dal mito le categorie, dal mito religioso le categorie del Vangelo, riportarle all'esperienza. Allora, nell'esperienza umana incarnazione significa nascita generata dall'amore, questo è l'incarnazione, e tutte le cose reali che hanno valore sono incarnate, cioè non sono mai astratte. Non sono frasi, dichiarazioni, sentimenti così provati un attimo, sono proprio un amore che non ti trasforma la vita, non è un amore. È un impegno in cui tu non metti in gioco quello che per te è essenziale, non è un impegno. Per esempio, lo sapete, c'è modo e modo di fare il volontariato. Lo faccio un'ora alla settimana per ricordarmi che di essere un essere umano, uno lo fa per se stesso, lo capisco pure. Il volontariato vero è quello che genera liberazione e giustizia per le persone, non è assistenza, è proprio cittadinanza, è liberazione, è il riconoscimento della dignità delle persone. Capite? Non è tanto l'aiuto. Nell'aiuto tu stai in alto, quello sta in basso, resterà sempre in basso. Volontariato vero invece è una pratica democratica che rende le persone soggetti, non oggetti di assistenza. Allora, si deve incarnare. La parola resurrezione, anche lei va riportata all'esperienza, qui sembra una cosa proprio fuori. Figlio di Dio ancora dice, vabbè, ci rifletto, ma la resurrezione, chi volete che ci creda alla resurrezione? Ci sono statistiche che dimostrano che i cristiani, diciamo, tradizionali credono tantissimo all'inferno, guai se gli tocchi l'inferno, perché Dio ancora, ma se gli tocchi l'inferno crolla tutto, e alla resurrezione non ci credono sostanzialmente, hanno proprio un'angoscia di morte profonda. Allora, è possibile che noi abbiamo esperienze di resurrezione, esperienze, capite? Non rinvio. Già un domani, chissà, poi l'abbiamo immaginata come il premio per i buoni. La resurrezione sarebbe il fatto che alla fine dei tempi c'è il giudizio, uno su mille chissà come farà, sarà così buono che verrà messo in paradiso, quegli altri andranno all'inferno dove Dio c'ha questo campo di concentramento eterno, manco i nazisti c'avevano un campo di concentramento eterno, per quelli che possono patteggiare ci sarà il purgatorio. Forse per questo voi a messa in chiesa ci trovate i bambini fino al catechismo, poi tutta l'età di mezzo non ce la trovate più, ci trovate gli anziani perché pensano che tra poco dovranno patteggiare, allora per paura si va in chiesa, no? Si ritorna alle antiche pratiche. Ecco, in realtà la resurrezione nei Vangeli è presentata così. Primo, è un'esperienza della pienezza della vita che noi possiamo anticipare, cioè fare qui appena nasciamo veramente a questo amore. Secondo, la resurrezione è un'esperienza di liberazione dal male, perché il male è morte, è distruzione. Quando noi sperimentiamo una liberazione dal male, faccio esempi pratici, guarisci da una malattia, si risana una relazione che era spezzata, invece interviene il perdono, la riconciliazione, si rigenera una relazione. Due che erano nemici diventano invece, entrano in concordia. Sono dinamiche di resurrezione, che vuol dire di liberazione dal male. Immaginate il testo evangelico, no? Mica presenta la resurrezione solo dopo la crocifissione di Gesù. Immaginate la famosissima parabola cosiddetta del figlio il prodigo. Il padre dice, vide questo figlio da lontano, espressione metaforica, vide vuol dire lo sente, lo riconosce, lo ama. Vedere nel Vangelo significa amare, significa sentire.
Da lontano vuol dire sto figlio non si è confessato, non si è pentito, figurarsi, quello ha fatto un calcolo utilitarista, dice qui mangio le ghiande con i porci, se vado da mio padre magari mi tratta meglio, tutto qui, quello aveva capito solo questo. Quindi lo vide da lontano vuol dire il figlio non era tornato ad amare, il padre lo ama per primo, dice fate festa e lo spiega perché, dice questo figlio era morto ed è tornato in vita. Biologicamente non era morto nessuno, era morto perché si era staccato dall'amore, aveva spezzato la relazione. Allora che cos'è resurrezione? È tornato in vita. Quando noi rigeneriamo relazioni sulla base dell'amore, quella è un'esperienza di resurrezione. Io direi, voi mi obiettate, sì, ma la resurrezione della carne, del corpo, dopo la morte? Io non lo so che c'è dopo la morte, però questo posso dire, che la domanda sulla validità, plausibilità della resurrezione, un conto se la facciamo quando abbiamo il cuore pieno di paura, ognuno esiste per conto suo, stiamo nel sistema di separazione, puntualmente credenti e non credenti non crederanno in nessuna resurrezione. Se io invece mi faccio la domanda sulla resurrezione finale, dall'interno di una esperienza concreta di liberazione dal male, mi faccio quella domanda, vi assicuro che la resurrezione appare plausibile. Cioè appare una dinamica di guarigione della vita che era stata ferita dall'esperienza del male. Quindi non ha nulla di magico, di miracolistico, non è un premio, non c'entra la meritocrazia. È quando noi riusciamo a spezzare il rapporto tra il male e la nostra umanità. Riusciamo cioè ad affermare la grande dignità della libertà dal male. Nel Vangelo la libertà non è scelgo il bene o scelgo il male. Nel Vangelo la libertà è la libertà dalla schiavitù del male. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice chi fa il male è schiavo del male. Quindi non è un'esperienza di libertà. La vera libertà comincia in quella liberazione dal meccanismo che ci tratteneva nel male. Tradizione e magistero, ecco, io direi così, la parola tradizione non la butto via, no, io sembro un po' iconoclasta, niente peccato originale, niente. No, no, la tradizione è importante, ma quale tradizione? Secondo il Vangelo. Qui ormai avete capito qual è lo schema. O la tradizione secondo il potere. Allora vedo nella Chiesa Cattolica, quando noi diciamo, no, regge da 2000 anni, come se la credibilità della Chiesa dipendesse dalla quantità di secoli, no, regge da 2000 anni. Quella è una logica tipicamente di potere, non è quella la credibilità della Chiesa. Fossero 3000, 4000 anni, quello di per sé non direbbe nulla. Allora, o io la intendo la tradizione secondo il potere e vado contro il Vangelo, oppure la tradizione significa la catena di atti d'amore, di forme di vita di tutti quelli che hanno amato secondo l'amore testimoniato da Gesù di Nazareth. Quella è la tradizione della Chiesa. Qual è la? Quindi non coincide con ciò che ufficialmente è cristiano. Non è detto che c'ha la bandiera di cristiano, allora è veramente cristiano. Il cristianesimo lo dovete cercare. Non tutto quello che si presenta come cristiano è veramente cristiano. Potrebbe essere una truffa, potrebbe essere una logica di potere. Allora, la vera tradizione della Chiesa è nella catena di tutti quelli che hanno amato come Gesù di Nazareth ha amato. Quella è la tradizione della Chiesa. Qual è allora il magistero? Non è quello di una verità teorica. La verità del cristianesimo non è un dogma teorico. Quello è un indicatore, anche qui il dogma ce lo teniamo, ma vuol dire è una direzione di significato, non è la verità, è l'indicatore della verità. È come se io confondessi il cartello che dice Treviso con la città di Treviso. Ecco, il fondamentalista è quello che si innamora del cartello. Guai se glielo toccate, poi lo scrive in latino. Notate, Gesù il latino non lo capiva, quindi la messa in latino Gesù non la capirebbe. Allora, un conto è il cartello, un conto è la città. Voglio dire che la verità nel cristianesimo non è una teoria, non è una spiegazione. La verità nel cristianesimo è l'amore di Dio e la comunione che questo amore realizza. Quella è la verità. È una verità viva, reale, non puramente concettuale. Allora, qual è il magistero della Chiesa? C'è magistero tutte le volte in cui tutti quelli che vivono come Gesù esprimono la verità dell'amore, non solo a parole, ma con la vita. Perché è una verità che l'amore si risponde con la vita, non si risponde col cervello. Il cervello fa parte, ma non è una questione filosofica. Se fosse una questione teorica, allora capite che ci stanno le lotte, basta una virgola diversa e ci scappano gli eretici, gli ortodossi, quelli che vengono bruciati, le inquisizioni, oggi quelli che perdono la cattedra, che non possono insegnare. Quando viene scambiata la verità vivente con una verità puramente teorica.
Ora, in quel caso, capite, per il dialogo tra le religioni non serve che chiamo l'ebreo, il buddista, basta, voi prendete due cattolici, li mettete vicini, vedete se hanno la stessa idea di Dio, sicuramente litigheranno. Che ne so, ne prendete uno di Comunione e Liberazione, uno dell'Azione Cattolica, li mettete vicini e mica hanno la stessa fede dal punto di vista teorico. Cioè noi teoricamente elaboriamo il cristianesimo in mille modi diversi, è sconcertante la ricchezza di posizioni, ma la verità che unisce, la verità profonda, reale, è l'amore di Dio, non è una teoria. Allora, se magistero e tradizione li leggo così, bene. Se li riporto al dogmatismo teorico, il magistero, e la tradizione al potere, vado contro il Vangelo. Matteo 15, Gesù che dice ai farisei: per la vostra tradizione avete annullato la parola. O annullare la parola è grave, perché lì voleva dire la parola, era Gesù, era la parola vivente. Avete annullato la parola perché siete innamorati della vostra tradizione. È una forma di narcisismo, una forma di egocentrismo. Quindi la vera tradizione sta nell'amore che esce da sé per andare verso gli altri. Quella è la tradizione autentica della Chiesa. Troppe istituzioni di cura intesa come aiuto tecnico, giustissimo, qui ce la caviamo con una formula. Il problema non è le relazioni di cura, ma la cura delle relazioni. Cioè vuol dire, insomma, che non dobbiamo rendere tecnica la cura come se fosse una prestazione sanitaria o d'assistente sociale, ma la cura vera vuol dire impegnare la nostra persona nell'incontro con l'altra. E questa, più di tutte, è la cosa terapeutica, la cosa che guarisce, la cosa che genera reciprocità. E non a caso la cura vera, la cura autentica, richiede, primo, che tu riconosci un valore in chi c'hai davanti. La cura vera è una risposta al valore. Secondo, richiede l'immedesimazione, cioè tu entri nel sentire, nella condizione dell'altro, se no fai un disastro. È come se tu stai nel deserto, c'hai sete, arrivo io volontario, ti do un bicchiere di vino. L'altro mi dice: no, volevo l'acqua, c'ho sete, il vino non... Capite? Dopo sbagliamo completamente le risposte e non vediamo le persone. Quindi la cura è immedesimazione, è empatia e genera reciprocità. Alla fine non capisci più chi è che aiuta e chi è che ha aiutato, chi è che insegna e chi è che apprende. Allora è giusta questa cosa, la cura non è tanto un fatto tecnico, non è un fatto di differenza di posizioni tra uno che agisce e uno che subisce, ma è proprio generare reciprocità. Tant'è vero che anche chi si espone a questo, insomma, trova la sua crescita, trova la sua umanizzazione. L'ultima sul sacrificio, giustamente ricordavi no, il sacrificio di Isacco. Ci avete mai pensato che quello della Bibbia, di quel libro della Bibbia, è il mancato sacrificio di Isacco? Mica il sacrificio di Isacco, Isacco non viene sacrificato. È il mancato sacrificio. Il testo addirittura distingue le parole. Quando dice che la voce divina, che Dio chiese ad Abramo di portare Isacco sul monte, usa la parola Elohim, che è un plurale, che si può tradurre gli dèi, come dire le divinità, indistinte. Quando dice invece che Dio ferma la mano tramite l'angelo, che sembra la figura metaforica dell'intervento di Dio, ferma la mano di Abramo e non fa uccidere Isacco, lì si dice Yahweh. Cioè, insomma, il testo dice che le divinità false, fittizie, vogliono i sacrifici umani, impongono distruzione e morte. Il Dio vivente non vuole i sacrifici. Allora, in questo senso, dovremmo liberarci giusto l'idea di dire: noi siamo cresciuti dentro la mentalità sacrificale. L'economia nostra che ci chiede? I sacrifici. L'educazione che ci chiede? I sacrifici. Se volete dire la parte positiva della tenacia, della capacità di fare fatica, la stessa scrittura evangelica ci dà le parole alternative. Una la dice San Paolo, la pazienza. La pazienza non significa la remissività, prego, prego, non significa quello. La pazienza è una forza, cioè vuol dire la capacità di sostenere gli effetti del male per rigenerare liberazione ed esperienza del bene. La pazienza, cioè richiede una grandissima forza. Tu quando c'è il male non scappi e non moltiplichi il male, sostieni gli effetti per generare il bene. Questa è la pazienza. L'altra parola, la passione. Passione significa esposizione, anche se c'è da soffrire mica scappi, non te la cerchi la sofferenza, ma non scappi, dai una risposta d'amore. E passione significa appassionamento. Fate l'esperimento, quando vi viene da dire sacrificio dite passione, dite pazienza, è proprio un'altra logica, un altro sguardo. Il sacrificio è sempre un momento distruttivo. Quando una volta, ricordo una conferenza vicino Roma a 500 suore,
parlammo della critica del sacrificio, alla fine le più anziane, cioè quelle che sapevano bene che vuol dire dentro un monastero la mentalità sacrificale, mi si avvicinarono con le lacrime agli occhi dicendo: professore, lei ha ragione, noi sappiamo che vuol dire la mentalità sacrificale. Le più anziane, le giovani erano sconcertate perché erano abituate alla teologia del sacrificio, ma le anziane con la saggezza della vita capivano la differenza tra sacrificio e dono, che non sono per niente la stessa cosa. Quindi generare questa disponibilità a uscire dalla mentalità del sacrificio, questo significa liberare le persone. Cioè non dobbiamo passare per la mortificazione, la sofferenza, dobbiamo passare per una buona reciprocità. C'è una sofferenza, l'affrontiamo insieme, non scappiamo, ma non la produciamo, non ne facciamo un merito. Dio non è che ci ama di più perché abbiamo sofferto, ci ama comunque. Non è una medaglia da esibire agli occhi di Dio. Allora, se noi cominciamo a capire che non dobbiamo produrre sofferenza, considerarla come un merito, ma generare liberazione, beh, forse impareremo proprio a non causare sofferenza ad altri e impareremo quell'apertura, disponibilità, la felicità che è il messaggio paterno-materno che è tipico, insomma, dello sguardo dei Vangeli. Questo mi pare importante, questo volevo dirvi. Grazie.